la musica di Lucio Dalla, lo sguardo di Corrado Augias. Buonasera Corrado. Buonasera. Complimenti per il maglione. Buonasera. Buonasera. Buonasera Veronica. Buonasera. Uomo sempre elegantissimo, vedete, il colore dell'anno. Bellissimo. Ma quale colore dell'anno? È l'arancione. È un maglione da casa. Molto chic, molto chic. Ora che a Roma non si può ancora accendere il riscaldamento. No, fino ai primi di novembre non si può, infatti fa freddo. Allora, cominciamo con la prima lettera. Caro Presidente, caro carissimo Augias, Silvio Berlusconi sogna di succedere a Mattarella come prossimo inquilino del Quirinale. Lei pensa che ce la farà? Chiede Laura. Spero di no. Più che pensare. Complimento per la sua diplomazia. Sì. Dice. L'argomento è... Mi sorprendo, insomma... Se ne parla come se fosse una cosa normale. Non è una cosa normale, perché Silvio Berlusconi, con tutto il rispetto per un imprenditore che ha fatto molto, è un pregiudicato dal punto di vista tecnico, giudiziario, è un pregiudicato per un delitto infamante. Vederlo al Quirinale ci coprirebbe di ridicolo nel mondo. Non fosse solo questo, è un uomo che ogni volta che ha presieduto qualcosa, a parte le sue aziende, ha diviso il paese in amici e nemici e ha contribuito a questa divisione, ha insultato gli avversari, li ha definiti con gli aggettivi più disdicevoli. Insomma, non è la Presidenza della Repubblica il suo posto, il suo posto è dove sta. Dove sta? Lo lasciamo, dove sta? Esimio Corrado, il neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha promesso di pulire tutta la città entro Natale. Di quale anno? Chiede Federico. Ha detto di punire la città? Sì, non punire, pulire, sì. No, punire è già punita. Ah, già punita recenti. Di quale anno? Guardi, è una domanda micidiale perché... Roma, basta girare un attimo, è ridotta in condizioni catastrofiche. Povera Raggi, insomma, dopo tutto è una persona per bene, però veramente non era adatta a quell'incarico, proprio non c'entrava niente. L'unica cosa, a parte che è una persona per bene, mi è piaciuto il modo decoroso, dignitoso con cui è uscito. Questo con cui è uscita. Questo va scritto a suo merito. Quanto al povero Gualtieri, nessuno vorrebbe stare al suo posto. È già povero, no? Praticamente appena iniziato. No, perché vedete, io lo so perché una volta me ne sono un po' occupato professionalmente. Il Comune di Roma, a parte l'estensione della città, le tendenze anarchiche di molti suoi cittadini, ha un'organizzazione comunale, diciamo, non efficientissima, ecco. Sì, ho usato un eufemismo. E quindi pensare in due mesi di metterla, di ripulirla, auguri. Se avrà bisogno di volontari, io un pezzetto di strada lo vado a pulire. E io vengo anch'io, con lei. Anch'io. Io vengo con lei. Uno porta lo scopino e l'altro porta il sacco. Noi tre ci siamo. Sono convinto che anche Iacona, che è un uomo impegnatissimo dal punto di vista sociale da anni, verrà con me. Viene anche Francesco da Carrara. Da Carrara lo facciamo venire. A presa diretta abbiamo raccontato che ci sono migliaia di volontari a Roma sottoutilizzati, non aspettano altro. Esattamente. Ultima letterina, anche penultima. Augias, con rispetto parlando, ma non crede che Draghi stia esagerando in quanto a decisionismo? Le chiede Silvia. Silvia. No, non lo credo. Cioè, sì, lo credo. Lo credo, però credo che faccia bene. Io vi ricordo, gentili amici e colleghi, che il primo che disse che i partiti avevano debordato dal loro ruolo costituzionale e avevano invaso lo Stato fu Berlinguer, 40 anni fa. Da allora nulla è cambiato, anzi le cose sono peggiorate. E caro Iacona e caro Tornellini, voi che lavorate alla RAI,
ne sapete qualche cosa. Lei no, perché lui, anche lui, lavora. Lei non lavora. Sa che sentirla parlare con questa autorevolezza, con la parola sotto presidente, io quasi, quasi. Se a febbraio non, una figura unificante, dopo quello che ha detto stasera su Berlusconi, però io non so, un pensierino come candidato di bandiera, qualche voto ad Augias. Ultima lettera. Posso dire una frase finale? Sì, prego. Una frase finale, Massimo Gramellini. No, ho memorizzato la frase di Draghi quando ha detto: l'agenda di lavoro del governo non coincide con le scadenze elettorali dei partiti. È molto chiara, chiara e concisa, e coincisa, come diceva mia nonna. Ultima letterina, risposta brevissima. Caro Babbo, mi hanno detto che anche domani pomeriggio su Rai 3 si risolvono rebus, e io sono negato. Lei ne sa qualcosa? Sì, ed è una puntata... Mi fa ridere, Gramellini. Ed è una puntata che sulla carta si presenta molto invitante. Ci dica solo un tema. Un tema è, con il abbiamo scoperto un calciatore francese, nero, che si chiama Thuram, sì, che è un finissimo intellettuale, è vero, e che viene a raccontare che cos'è essere nero in Europa. E poi viene Prodi a dire se è vero che la politica oggi non assomiglia in nulla a quello che era la politica quando la faceva lui. Quando la faceva lui. E siccome, insomma, potrebbe essere una puntata curiosa. Pare molto interessante. Ce la godremo. La saluto, perché altrimenti il dottor Iacona mi taglia direttamente la testa. Perché sta per andare a lui. Grazie, grazie Presidente Augias. Veronica.